Lombardia, in Piemonte, perfino in Veneto, in Friuli. Ho citato la Liguria, dove a Genova c'è stata la resa dei tedeschi, l'unica città europea in cui i tedeschi si sono arresi a forze partigiane. Ma la verità è che c'è stato un mix di un partito, della Lega delle Cooperative, di un sindacato con molta meno ideologia di quello che si crede, ma con principi saldi e innovazione. Pensate ai Sette Fratelli Cervi, per esempio, che insegnavano a tutti come fare migliori raccolti in campagna, in Romagna, in Emilia-Romagna. Hanno risollevato zone distrutte dalla guerra, senza grandi industrie, e le hanno trasformate nelle regioni più ricche e moderne del paese, dimostrando con solidi principi di solidarietà che si può crescere insieme, e per questo si fidavano ciecamente dei propri dirigenti. Quando è prevalso l'egoismo, l'arricchimento personale, mentre nel frattempo tante coppie fallivano, si è rotto questo patto di fiducia. In fondo il cambiamento radicale che la situazione richiede è in primo luogo un bagno di umiltà e richiede fermezza nei principi e rigore morale. Penso che tutto questo lo ritroviamo anche nella battaglia che si sta svolgendo nel mondo cattolico per un nuovo umanesimo, come vuole Papa Francesco. Ecco, questo era il post-it. E non a caso oggi Repubblica parla di questa battaglia che si sta svolgendo all'interno della Chiesa, del mondo cattolico, tra conservatori e quelli che seguono invece la linea umanitaria di Bergoglio. Bene, possiamo. Iniziare con un po' di musica allora. Certo. E iniziamo con un pezzo da 90 della scena musicale, Bruce Springsteen, dall'ultimo imperdibile album del boss, Western Stars, appena uscito. Ascoltiamo dunque la voce roca di questo veterano della canzone d'autore che ancora una volta ci immerge nelle atmosfere polverose country della sua America profonda. Bruce Springsteen in Chasing Wild Horses. Guess it was something I shouldn't have done. Guess I regret it now. Ever since I was a kid, trying to keep my temper down, chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses. Left my home, left my friends. I didn't say goodbye. I contract out to BLM up on the Montana line, chasing wild horses, chasing wild horses. We're out before sunrise. And after sundown, there's two men in the chopper, two on the saddle on the ground. In the evenings we hop in the pickup, heading to town for a drink. Make sure we work till so damn tired, way too tired to think. You lose track of time. It's all just storms blowing through. You come rolling across my mind. Your hair flashing in the blue, like wild horses, just like wild horses, just like wild horses.
cutting high grass of the switchback. I shout your name in the canyon. The echo throws it back. The winter snow whites out the plain. Pelican to me blind. The only thing up here I found. Trying to get you off my mind. Chasing wild roses. Chasing wild roses. Chasing wild roses. Chasing wild roses. Allora Marco? Allora siamo qui, abbiamo fatto il nostro primo consiglio comunale a Prato e vabbè, insomma è stata una, per me una grande emozione e insomma sono finito pure sui giornali locali per il fatto che insomma riuscivo a cantare l'inno di Mameli senza grandi problemi. Cioè per dire appunto dell'effetto novità praticamente, insomma ogni piccola cosa viene un po' ingigantita, sì, esattamente. E vabbè, insomma, ancora non siamo del tutto inseriti perché insomma, sto aspettando di vedere in quali commissioni sono, però nel frattempo ho cominciato insomma, a fare riunioni varie, insomma, sia con gli assessori che con normali e semplici cittadini che mi sottopongono un po' le loro questioni. E io vabbè, insomma, metto sempre le mani avanti dicendo che appunto stiamo ancora in questa fase così di definizione dei ruoli esatti, e però insomma diciamo che è sicuramente un periodo interessante, è tutto molto nuovo ancora per me. E beh, certo. E insomma, quale commissione ti hanno messo per adesso? No, ancora appunto non sono definite. Nel frattempo, diciamo che la prima settimana sono stato molto occupato così con interviste varie, e così penso che sono andato anche sulla televisione, su uno dei canali della televisione di Stato cinese, e sono anche andato su una rete locale del paese di provenienza dei miei genitori, e insomma c'è anche una cosa un po' buffa a riguardo, nel senso che la famiglia di mia moglie aveva una è sempre nel tuo paese? Sì, sempre nel mio paese. Hanno visto la trasmissione e dico, insomma, è stato una cosa che ha avuto una risonanza. Sorprese. Anche in Cina. Sì. Ci credo. Bene, insomma, ma il clima a Prato com'è?
Insomma, c'è stata molta curiosità appunto sul fatto che ci fossero due consiglieri di origine cinese, e infatti questa poi curiosità è andata molto sui media, no? Infatti ci sono state interviste nostre un po' dappertutto, insomma sui principali quotidiani nazionali, anche su periodici di costume. Insomma, Teresa Lin, la ragazza con cui ho fatto Ticket, per esempio, è andata su, mi sembra, Vanity Fair, e insomma sul Sole 24 Ore e così via, insomma, quindi veramente un po' di tutto. A me è capitato di andare anche su Agora, insomma, quindi direi che insomma abbiamo vissuto un momento di grande esposizione mediatica. Adesso insomma calmati. Sì, adesso insomma si tratta di fare cose concrete sul serio. Di fare cose finora avete giocato, adesso dovete lavorare. Finora insomma un gioco abbastanza abbastanza impegnativo, perché la campagna elettorale è stata molto impegnativa, però insomma adesso ci siamo e vediamo di lavorare, insomma. Senti, su questioni internazionali c'è stato questo viaggio a sorpresa dopo il G20 di Tokyo, no? Uh-huh. Sì. Di Trump con il Kim Jong-un. Mm-hmm, sì. Presidente della Corea del Nord, e con il passaggio così storico, ma del tutto formale, insomma, di Trump in territorio nordcoreano, passando la striscia di confine, diciamo, a Panmunjom. Sì, beh, sicuramente un gesto simbolico molto importante, perché è anche di questi simbolismi che vive la politica internazionale. Quindi il fatto che Kim abbia deciso di lasciare questa grossa opportunità, che ha appunto questo forte simbolismo, quindi di passare il confine tra le due Coree e entrare nel territorio nordcoreano, è sicuramente un qualche cosa che aiuta molto Trump, insomma, che può effettivamente dire che è stato il primo presidente americano insomma a superare un po' quella fase di ostilità tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti d'America. E adesso si tratta di vedere se oltre a questi simbolismi ci sarà a breve un seguito pratico, però insomma è sicuramente un dato molto incoraggiante che ci fosse la volontà di procedere avanti. Insomma, si erano viste anche già in passato, quando c'erano già stati degli altri passi simbolici molto importanti. E poi appunto si tratta di vedere i prossimi passi non solamente dei due presidenti, però anche degli alleati e dei team negoziali, insomma, che cosa riusciranno poi a inventare prossimamente. Però insomma è sicuramente positivo il fatto che insomma sia stata data questa passerella mediatica a Trump. Però i due si rassomigliano molto, secondo me, cioè nei loro comportamenti, nella strategia e la tattica che usano nei colloqui, negli incontri o negli scontri che precedono gli incontri, cioè hanno lo stesso atteggiamento, cioè devono sempre arrivare in posizione di forza, no? Mm-hmm. Questo è tipico di Trump, ma è tipico anche di Kim Jong-un, o no? Sì, però sai, diciamo che al di là di quelle che possono essere le manifestazioni pubbliche,